Molte invenzioni del passato sono state soppresse o sono cadute nel dimenticatoio per i motivi più disparati. Magari vennero considerate troppo pericolose per l'epoca, oppure sarebbero andate a ledere gli interessi dei miliardari di quel periodo. Così, in più occasioni, le invenzioni, ma anche i loro inventori, vennero ostacolate o addirittura fatte sparire, cancellate dalla storia. Ed oggi ti mostrerò alcuni di questi casi. Nel 1900, dopo aver affascinato il mondo con le sue innovazioni rivoluzionarie, Tesla era considerato uno tra i migliori fisici ed ingegneri elettrici d'America, in grado di battere facilmente anche Thomas Edison nella cosiddetta guerra alle correnti. Ma tra i suoi progetti più ambiziosi c'era sicuramente la torre di Wundercliff, costruita tra il 1901 ed il 1905. Tale installazione era destinata alla telefonia commerciale senza fili attraverso l'Atlantico, alla radiodiffusione, quindi si sarebbero potuti ascoltare canzoni ma anche le notizie in giro per tutto il mondo, ovviamente anche alla dimostrazione pratica del trasferimento di energia senza fili. In pratica avrebbe svolto molteplici funzioni. Insomma, Tesla era un visionario e un precursore. Aveva immaginato una sorta di internet che ci rendeva tutti interconnessi già più di 100 anni fa. Ahimè, il genio di quest'uomo non venne capito dai suoi finanziatori, che nel 1905 ridussero drasticamente i fondi per la realizzazione della torre, che purtroppo non venne mai ultimata. Questo progetto divenne una vera ossessione per l'inventore, che cercava di trovare investitori a destra e a manca, ma con scarsi risultati. Finché nel 1915 le finanze di Tesla si estinsero quasi completamente, causando la rovina del suo più ambizioso progetto. E questo lo portò negli anni anche ad avere un esaurimento nervoso, che si dice lo portò alla sua scomparsa prematura. Il Castello di Corallo è un'opera architettonica in pietra calcarea, realizzata dallo scultore lettone Edward Lidsklanin. Se vuoi visitarla, devi andare nella città di Homestead, nello stato della Florida. La struttura è costituita da grandi blocchi di pietra, il quale più pesante arriva a 30 tonnellate. I blocchi sono stati scolpiti per creare diverse forme. Ci sono grandi tavoli e sedie, bassorilievi, una meridiana, ma anche un torrione abitabile. Oggi il Castello di Corallo è un sito turistico che venne edificato in circa 28 anni, a partire dal 1923, da una sola persona che si dice sfruttasse l'elettromagnetismo per muovere i pesantissimi blocchi di roccia. Purtroppo, con la morte del creatore, andò perduto anche il suo segreto. L'ingegnere elettrico Thomas Henry Murray, residente a Salt Lake City, nello Utah, credeva che fosse possibile prendere l'energia direttamente dalla deformazione gravitazionale che ogni corpo, Terra compresa, applica allo spazio circostante. E per questo, agli inizi del 1900, iniziò a progettare un dispositivo ad energia radiante, in grado di alimentare 35 lampadine, un ferro da stiro ed una stufa. Sebbene la macchina funzionasse, e Murray permetteva ad altri scienziati di esaminarla, mantenendo però segreto l'elemento chiave, non fu mai in grado di attirare grandi investitori per continuare le sue ricerche. Per un breve periodo lavorò per l'amministrazione dell'elettrificazione rurale, in modo da riuscire a perfezionare il suo sistema di estrazione di energia elettrica dall'atmosfera. Negli anni 40, Murray venne gravemente ferito nel suo laboratorio, ed il dispositivo da lui creato e perfezionato venne completamente distrutto da un suo assistente che si presume fosse una spia comunista e che era molto adirata con l'ingegner Murray perché quest'ultimo aveva rifiutato una proposta di collaborazione che veniva proprio dall'Unione Sovietica, la quale era molto interessata alle sue ricerche e gli avrebbe messo a disposizione un laboratorio perfettamente attrezzato. Ma l'uomo aveva paura che le sue ricerche potessero essere utilizzate per creare armi e quindi rifiutò. Da quel momento non si seppe più nulla di questa scoperta. Stan Meyer è un inventore dell'Ohio che nel 1995 annunciò in televisione di aver inventato un'auto alimentata ad acqua. L'uomo affermava che l'intera procedura sarebbe costata solo $1,500 e affermava anche che bastava semplicemente cambiare il sistema di iniezione ed aggiungere una cella per l'elettrolisi che si ricarica automaticamente come una dinamo. L'uomo fu soggetto di molte minacce ed intimidazioni, finché nel marzo del 1998 non venne ritrovato senza vita nel parcheggio del ristorante dove aveva cenato nella sua città natale, a Grove City. Il fratello di Meyer era sicuro che ad avvelenarlo siano stati i due investitori che l'inventore aveva incontrato quello stesso giorno. L'autopsia, effettuata sul cadavere, mostrò che la causa della morte era da attribuire ad un aneurisma cerebrale.
anche se molti però continuano a credere che in realtà sia stato eliminato e fanno cadere i sospetti su Philippe Van de Mortel, un investitore belga che in più occasioni avrebbe incontrato Steinmeier perché incuriosito dal suo lavoro. Da quel momento, del motore ad acqua, non si è saputo più nulla. Il dottor James David Mould, nel 1955, era capo della ricerca chimica organica della Liget & Myers Tabacco. L'uomo era a conoscenza dei rischi per la salute e concluse che il fumo di sigaretta contribuiva al cancro ai polmoni negli esseri umani. Così, per 25 anni, lavorò ad un progetto per sviluppare una sigaretta più sicura per la salute, il progetto chiamato IXA. I dirigenti dell'azienda, fiutando un possibile affare, diedero il via libera allo scienziato che sviluppa una sigaretta nuova, la quale veniva trattata con palladio come catalizzatore e nitrato di magnesio per eliminare buona parte delle sostanze cancerogene che invece erano presenti nelle comuni sigarette. I test effettuati sulle cavie da laboratorio diedero tutti esiti positivi. Quando nel 1978 la sigaretta XA era finalmente pronta per la commercializzazione, gli avvocati della società intervennero ed affondarono il progetto. I legali infatti temevano che mettere sul mercato una sigaretta più sicura avrebbe portato migliaia di persone che per anni avevano utilizzato un prodotto non sicuro a fare causa all'azienda, la quale sapeva da decenni, grazie agli studi di Mould, tutti i rischi del fumo, ma ne teneva all'oscuro i suoi clienti. E quindi questa sigaretta senza rischi venne cancellata. Il William X-Jet era un velivolo sperimentale a decollo ed atterraggio verticale, sviluppato dalla statunitense Williams International, agli inizi degli anni 70. Il prototipo era spinto da un motore aeronautico modificato, il Williams 107, che veniva anche installato sui missili da crociera. Siccome poteva portare però un solo uomo alla volta, e per via anche del suo strano design, al velivolo venne dato il nomignolo di Polpito Volante. L'operatore poteva muoversi liberamente in ogni direzione inclinando la barra di comando al centro. Poteva raggiungere una velocità massima di poco inferiore ai 100 km orari ed era anche in grado di rimanere sospeso in aria come un elicottero o un drone. Ma purtroppo l'autonomia era di soli 45 minuti. Quindi l'esercito degli Stati Uniti valutò con attenzione questo prototipo nel 1980, giudicandolo inferiore rispetto ai comuni elicotteri per il trasporto di truppe, ma anche rispetto ai classici droni utilizzati per compiti di ricognizione. Così il progetto venne accantonato definitivamente nel 1989. Il 28 febbraio del 1928, un uomo, il cui nome era Lester Hendershot, ebbe l'onore di vedersi dedicati i titoli della prima pagina da un gran numero di quotidiani americani per aver inventato un motore che fa meno del carburante. Hendershot dichiarava che il suo miracoloso dispositivo sfruttasse il campo magnetico della Terra come generatore di energia. L'uomo non aveva lauree o altri titoli di studio, ma si era dedicato alla meccanica ed aveva ottenuto un diploma professionale. E l'idea per realizzare questo tipo di generatore gli era venuta in sogno quando aveva circa 20 anni. Tra il 1928 ed il 1960 diede dimostrazione che la sua invenzione funzionasse e la sua affidabilità venne anche confermata da Charles Lindbergh, l'uomo che nel 27, in solitaria, volò da New York a Parigi grazie all'aiuto dell'inventore. Di Anderson si sa che subì danni importanti a causa di una scarica elettrica, le cui conseguenze furono una paralisi generalizzata della muscolatura, al punto che non fu più in grado di pronunciare parola fino alla fine dei suoi giorni. Vi furono voci però che questo incidente non fosse casuale, ma sia stato un modo per impedirgli di descrivere il funzionamento del generatore di energia che aveva inventato. Nel 1941 Henry Ford presentò al mondo una nuova vettura realizzata quasi interamente di canapa, soprannominata Hemp Body Car, un'auto molto leggera, resistente ed economica. Come detto, era interamente realizzata in un materiale plastico ricavato dai semi di canapa e lo stesso Ford dimostrò davanti ai giornalisti l'incredibile elasticità della sua carrozzeria che resisteva agli urti senza ammaccarsi. Ford all'epoca venne elogiato dalla stampa per la sua creatività perché, oltre ad essere fatta di canapa, l'auto era anche interamente alimentata con biocarburante. Indovinate con cosa? Esatto, con bioetanolo ricavato proprio dalla canapa. Negli anni 40 i biocarburanti erano solitamente ricavati dalla canna da zucchero e dal mais, ma Ford era sicuro che l'etanolo ricavato dalla canapa sarebbe stato migliore, più sostenibile ed anche più economico. Infatti, la sua autovettura poteva percorrere ben 18 km con un solo litro di bioetanolo,
un risultato davvero notevole se si considera la tecnologia dell'epoca. Questo era possibile perché la carrozzeria era molto più leggera se paragonata alle classiche carrozzerie in acciaio di quegli anni. Purtroppo l'uso del biocombustibile di canapa venne ostacolato in molti modi, attraverso restrizioni dettate dall'agenda politica ed economica. Strano a dirsi, ma l'industria petrolifera ed il governo in quegli anni non erano interessati a promuovere una fonte energetica alternativa e rinnovabile che avrebbe minato i loro interessi. E così l'utilizzo di questo biocarburante negli anni fu soggetto a numerose illazioni, fino a scomparire. Ebbene amico, queste erano solo alcune delle potenziali invenzioni che avrebbero cambiato il mondo, ma che sono state per qualche ragione eliminate o cancellate. Quale ti ha colpito di più? Fammelo sapere con un commento e non dimenticare di lasciare mi piace al video e di iscriverti al canale. Io per oggi ti saluto, ma noi ci rivediamo domani con un nuovo video. Ciao!